Benvenuti alla puntata numero 2 di Onda Giallo-Verde. Buono l'esito delle prime due puntate, la puntata numero 0 con Presidente Bevarello e la puntata numero 1 con Mister Paolo Peruzzi. Questa sera siamo con il capitano della squadra, Lorenzo Terragnolo. Benvenuto Lorenzo. Grazie. E di cosa parliamo? Parliamo un po' della partita. Esordio di domenica scorsa, esordio con la Udinese, sconfitta in casa per 3-1. Sconfitta con una squadra che dovrebbe essere abbastanza sui nostri livelli. Sì, sulla carta doveva essere una squadra che doveva essere un po' alla nostra portata e, come abbiamo visto, tutte le partite saranno dure perché anche domenica ci siamo trovati davanti un avversario che sapeva giocare al pallone, insomma una squadra attrezzata, giovane, Si è rinnovata molto rispetto all'anno scorso, mi esatto, pare. con personalità. Noi dobbiamo crescere, secondo me, un po' a livello di mentalità, un po' a livello di squadra per poter affrontare le partite con più decisione, con un po' più di consapevolezza di far bene, insomma. Il gol di Matteo Pecoraro, interrato tra l'altro, dopo 2 minuti scarsi di gioco, ci ha un po' tagliato le gambe, comunque ci ha colto di sorpresa di sicuro. Sicuramente è stato un colpo che l'abbiamo sentito anche perché la partita era appena iniziata, un po' uno sbaglio nostro, perché su una nostra rimessa laterale abbiamo preso un contropiede e poi un po' fortunatamente con un ripallo gli è tornata indietro la palla e lui ha fatto un gran gol, insomma. Però noi non siamo stati Gli bravi abbiamo a... lasciato fare quasi 70 metri da scontro, Esatto, ecco qua da sì. dire. Un po' più di attenzione, Un magari ci po' più di vuole. attenzione, un po' più dobbiamo stare più attenti, soprattutto sì, nella fase un po' più difensiva, sia con la difesa che con i centrocampisti, a proteggere meglio, insomma, la nostra porta, perché forse ci siamo trovati un po' sbilanciati in quell'azione, insomma. In campo, oltre a Matteo Pecoraro, c'era anche l'altro attaccante, Luca Filippi, col quale hai giocato 2 o 3 anni fa, mi pare era a Piatelve. Vi siete detti qualcosa? Ma con Luca abbiamo un bel rapporto e dopo lui è un gran giocatore, insomma, ha fatto una gran partita come al solito. E capitano della Ravinese, È diventato ormai una bandiera della una squadra, bandiera il simbolo di Trento. della squadra di Trento, insomma, peccato, però lui abita lassù, insomma, e ormai è da diversi anni, insomma, che gioca là abbiamo avuto la fortuna di averlo qua qualche anno a Telde, è una bellissima persona e domenica si è fatto sentire in mezzo al campo come al solito. Tornando alla partita, abbiamo preso il primo gol, dopo però in realtà non abbiamo giocato male. No, non abbiamo giocato male, ci manca forse un po' di mentalità dal mio punto di vista. Un po' più di concentrazione anche nelle piccole cose, nei passaggi semplici, nel fare le cose semplici, anche perché magari adesso dobbiamo trovare un po' di autostima anche nelle nostre potenzialità che ci sono, però. Penso che prendendo individualmente tutti i giocatori, siete tutti di buon livello. Siamo tutti di buon livello, sia quelli che giocano che quelli che sono in panchina, anzi, e questa è una bellissima cosa. Manca un po' di esperienza, di mentalità da promozione, forse? Manca un po' di mentalità, più che altro magari pecchiamo un po' di presunzione, avendo avuto dei campionati precedenti dove... più facili, insomma, in prima categoria, essendo una bella squadra, trovavamo un po' un terreno più Più facile. facile. Invece quest'anno anche con la Ravinese, che è una squadra che sulla carta dovrebbe lottare per la salvezza, abbiamo visto che, insomma,
se non giochiamo al 100% sono tutte quante difficili, insomma. E se facciamo un errore non viene perdonato. Esatto. Forse anche questa differenza con la prima categoria, dove magari lì qualche attaccante ogni tanto sbagliava qualcosa, qui in promozione se si sbaglia... Abbiamo fatto queste due partite, una in Coppa col Gardole e questa qui con la Ravinense, dove abbiamo visto che gli attaccanti non perdonano, insomma... È difficile che, soprattutto se facciamo anche noi dei magari regali tra virgolette con palle perse un po' malamente, ci puniscono, insomma. Allora bisogna proprio stare un po' più attenti sui particolari per poter fare un risultato positivo, insomma. Un aspetto negativo e un aspetto positivo che metti in evidenza della partita di domenica? Ma l'aspetto negativo può essere queste disattenzioni che sia con il Gardolo che con la Ravinese abbiamo avuto, soprattutto diciamo centrocampo difesa, magari con anche con un lancio, con lasciando libero qualche uomo andiamo subito in difficoltà, dunque bisogna migliorare magari nell'accorciare di più sui propri avversari, tenere un po' di pressione più alta e per poter diciamo superare diciamo il salto di categoria che inizialmente stiamo pagando, insomma si sente. E l'aspetto positivo? L'aspetto positivo, il gruppo rema tutto dalla stessa parte e bisogna che remiamo tutti quanti per l'obiettivo comune che per il momento è la salvezza. E gli allenamenti vedo che siamo tutti quanti presenti, magari bisogna fare ancora un po' di più perché abbiamo visto che quello che stiamo facendo fino adesso non ha pagato. Dunque bisogna mettere ancora più impegno, più mentalità. E... Hai citato gli allenamenti, mi verrebbe in mente anche un altro aspetto positivo. Domenica hanno avuto problemi di crampi Matteo Pecoraro e un paio di altri giocatori avversari. Non li abbiamo avuti noi, quindi forse gli allenamenti dal punto di vista fisico stanno producendo un buon risultato. Ma gli allenamenti del mister sono, io li trovo completi e penso che dal punto di vista fisico anche l'anno scorso insomma la squadra ha sempre avuto a livello fisico una buona corsa per tutto l'arco della partita. Naturalmente quest'anno è ancora più difficile, dunque bisogna curare già dal martedì e durante la settimana tutti i particolari e imparare dagli errori commessi la domenica per migliorarci e per non ripeterli le domeniche successive. Penso che questa sia la strada giusta da fare. Insomma. Allora, per concludere il discorso legato alla partita di domenica scorsa contro la Ravinense, vediamo i due contributi con i due interventi di Matteo Pecoraro, fatti a fine partita a caldo, e dei due mister Raffaele Memmo e Paolo Peruzzi. Sì. Matteo Pecoraro, prima partita da Telve, primo minuto, un gol. Dispiace sempre far male alla squadra del paese, però ho fatto una scelta per motivi anche logistiche, visto che durante l'anno sarò a Trento, quindi auguro un grosso in bocca al lupo ai miei amici e di sempre e ci rivedremo insomma sul campo durante l'anno. Obiettivo della Ravinense? Obiettivi, siamo una squadra giovane, quindi non c'è un obiettivo ben prefissato. Sicuramente l'obiettivo primario è quello di raggiungere la salvezza prima possibile e dopo prenderemo quel che verrà, insomma. I due mister, un commento sulla partita da chi ha vinto, cominciamo a vincere. 3-1 per la Ravinense all'esordio, fuori casa, mister Memmo. Per noi è un buon inizio, era una partita difficile perché avevamo una sconfitta in Coppa e... Non sapevamo cosa ci aspettava, a dire la verità. Siamo stati fortunati ad andare in vantaggio subito e questo ci ha reso un po' la partita un po' più facile. Però alla fine penso che abbiamo meritato il vantaggio, senza niente togliere agli avversari. Un gol in apertura al primo minuto da parte di un ragazzo del paese. Eh,
Pecoraro ci teneva a restare da noi, perché non so perché, perché si trova bene, quindi è un buon giocatore e ci siamo tutti stretti. Bene. Mister Peruzzi, esordio con 0 punti, ma però direi che un po' di gioco c'è stato. Sì, chiaro che poi in apertura ci ha tagliato le gambe e non possiamo permetterci di partire già in svantaggio. Poi la partita è vissuta su episodi, loro hanno legittimato il risultato con il terzo gol. C'è stato un momento in cui ci abbiamo creduto, però la realtà del campionato è questa, quindi avanti a testa bassa e facciamo tesoro di tutto quello che abbiamo visto in positivo e in negativo anche oggi. Bene, rientriamo in studio e questa seconda parte la dedichiamo a un breve commento alla prima giornata di campionato del torneo di promozione. Prima giornata di campionato che ha avuto forse come caratteristica la vittoria di quasi tutte le squadre in trasferta. Su 8 partite, 6 sono state vinte dalle squadre viaggianti e solo 2 sono state vinte dalle squadre che giocavano in casa. Lorenzo, il calcio chiese, probabilmente forse la corazzata, comunque la squadra probabilmente più candidata alla promozione, ha vinto nettamente in casa con il mezzo corona, 3-0, mezzo corona attraverso una neopromossa. Perfetto, calcio chiese che incontreremo domenica prossima. La prossima partita. Cosa, anticipiamo qualcosa sulla prossima partita, sarà dura, sicuramente è una partita dura perché ci troviamo davanti a una squadra che punta al salto di categoria, dunque sarà attrezzata molto bene, insomma. E noi dobbiamo andare su non avendo paura, insomma, anche perché queste partite con magari le squadre un po' più blasonate bisogna giocarle un po' non spericolatamente, però senza affrontarle paura. Esatto, affrontarle non avendo paura, ma rispettando, diciamo, l'avversario, sapendo che magari ha delle qualità migliori, però dobbiamo lottare su ogni pallone e metterla magari un po' più sull'agonismo, che quello non ci deve mancare, anzi. E diciamo pareggiare un po' il livello qualitativo, esatto, con il tecnico che forse sarà inferiore, esatto, magari sarà un po' inferiore con il nostro agonismo. Spero che i ragazzi sono sicuro che faremo una bella partita di carattere, insomma. Sicuramente. Tra le uniche 2 vittorie casalinghe, oltre a quelle calciochiese che va visto come mezzo corone, c'è la vittoria di una neopromossa del Pinzolo che ha battuto proprio i cugini del Borgo. 2-1, se non ricordo male il Borgo era passato in vantaggio, poi il Pinzolo è andato a recupero. Come vedi il Borgo quest'anno? Ma ho sentito che è una squadra che si era ingiovanita molto, ha tenuto, diciamo, dei giocatori più esperti, insomma, come Biccio D'Andrea, Kamal, ha sempre 4-5 giocatori di cui può fare perno, diciamo, e ha inserito parecchi giovani. Il ritorno dall'Elico, esatto, dei giovani 2000. Penso che sia una scelta per me giusta, magari valorizzare più, diciamo, dei propri giocatori oppure giocatori del posto, magari rispetto agli altri anni che prelevavano proprio magari giocatori di altre categorie da fuori, insomma. Penso che sia una bella scelta della società e penso che comunque il Borgo è una bella squadra e tra l'altro farà proprio questa sera, tra poco il Borgo arriverà a Tempi per la seconda partita di Coppa. Sarà un bel derby, noi lo aspettiamo da un anno perché loro erano saliti l'anno prima e sicuramente... Diciamo che quello di questa sera conta meno di quello che disputeremo più avanti perché è di Coppa, però è sempre un derby. È sempre un derby, è un bel test per capire anche... per migliorare anche noi, visto
diciamo che le partite di Coppa abbiamo avuto un girone un po' tosto, diciamo, perché abbiamo tutto squadre forse un po' più forti sulla carta di noi, e sono dei test da farci capire e farci migliorare magari in certe situazioni che ancora noi dobbiamo migliorarci, insomma, soprattutto dal punto di vista difensivo, insomma. Allora, di come andrà la partita di questa sera ne parleremo nella prossima puntata. Questa sera mancherà qualcuno ancora della rosa, sicuramente mancherà, magari approfittiamo per fare gli auguri, Vittorio Salvelli, che proprio in queste ore è andato sotto i ferri per l'operazione alla caviglia. Ma auguriamo Vittorio che vada tutto bene, ma penso speriamo che di averlo per il ritorno. Esatto, speriamo di averlo per il ritorno. È un giocatore fortissimo, secondo me, perché a livello tecnico e anche fisico-mentale è un giovane tra i più forti, insomma, che abbiamo in rosa, e spero per lui che vada tutto bene, che rientri al più presto, anche perché lo vedo agli allenamenti, è sempre motivato. E bene, non vede l'ora di riniziare, penso. Bene, allora, con gli auguri a Vittorio, con in bocca al lupo per la partita di questa sera, e soprattutto con in bocca al lupo al Telve per la trasferta di domenica prossima. Fra l'altro, ricordo a chi ci sta seguendo che l'intenzione della società è quella di organizzare un pullman, se ci saranno i numeri, per andare a Storo, la trasferta più lunga del campionato, appunto per vedere la partita Calcio Chiese Telve domenica prossima. Chi è interessato può contattare l'Unione Sportiva, la mail info@ustelve.eu, oppure passando in segreteria dal nostro segretario, appunto. Ringrazio Lorenzo Peragnolo, lo lasciamo andare a prepararsi per la partita, e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!